Roseto degli Abruzzi al Lido La Vela con Marco Ciriolo. Ben trovato Marco. Grazie, grazie, benvenuto a voi. Dal 1955, 67 anni che c'è questo lido su una delle spiagge più belle della nostra regione e della provincia. Allora raccontaci un po' questa storia molto lunga che riguarda te, la tua famiglia e questo lido. Allora, la storia è, come hai detto tu, è molto lunga. Parte da mio nonno, che io purtroppo non l'ho conosciuto, dove in poche parole lui con due secchi, uno a destra e uno a sinistra, con un secchio il ghiaccio e con l'altro le bibite, vendeva appunto le bibite per la spiaggia, per la riva. E dopo qualche anno lui ha deciso di aprire una cabina, una baracchetta per non fare più queste passeggiate, ma per vendere in un posto fisso. E da là è iniziata l'avventura sua e del Lido La Vela, in poche parole. E da lì, dal 1955, siamo noi che abbiamo portato avanti la sua tradizione. E siamo orgogliosi di questo, anche che non avendolo conosciuto, però sono orgoglioso di far parte del suo progetto. Ci sei tu, c'è tuo fratello Antonio che è più grande di te, però nel mezzo c'è stata la generazione dei tuoi genitori. Grazie a loro siamo adesso qui noi, perché senza di loro questo io non aveva questa storia, perché loro l'hanno portato avanti, l'hanno modernizzato, lo hanno innovato e adesso siamo noi che portiamo avanti questo progetto, appunto iniziato nel 1955. Siamo uno dei lidi più storici di Roseto degli Abruzzi. Lido dello sport, sì. Non c'è nell'insegna, però tutti ne parlano come lido dello sport, perché? Mio padre è stato professore di educazione fisica per tanti anni, poi ha fatto anche l'allenatore per diversi anni anche, e quindi è conosciuto nella zona. E niente, abbiamo notato che in questo lido vengono molti sportivi, posso fare qualche nome, Daniele Croce, Massimo Maccarone, Jacopo Dezzi e altri ragazzi che militano in campionati di Serie C, Serie D, e anche a livello cestistico, anche a livello pallavolistico, non lo so, c'è un mix di... Sono ritrovati tutti quelli della vela. Quando... Da lì l'abbiamo chiamato Lido dello Sport, appunto. Quando finiscono i campionati, per almeno 15-20 giorni, vengono a ricaricarsi. Perfetto, vengono a rialzarsi qui e si ricaricano per la stagione successiva. E trovano un ambiente che è fatto, sì, tanto sole, ma anche tantissime strutture sportive. Perché poi, peraltro, durante la stagione estiva, ci sono vari appuntamenti che avete proprio. Sì, abbiamo fatto per 4-5 anni un torneo nazionale di pallavolo. Era italiano, con una tappa italiana dove erano presenti anche Pescara e Vasto, e c'eravamo anche noi in Abruzzo, dove questa tappa inizia a giugno e finisce a settembre, tipo a Palermo, e siamo stati per 4-5 anni protagonisti di questo giro italiano della pallavolo, e siamo stati orgogliosi perché venivano da ogni parte d'Italia e sono stati veramente bene, sono stati veramente come una famiglia qui, noi li coccoliamo. Poi abbiamo tornei di calcio, di techball, che è uno sport nuovo dove noi siamo stati i primi a Roseto ad avere questo tavolo, i techball appunto. E poi anche beach tennis, beach volley, un po' tutto. Tutti gli sport che si possono fare in spiaggia noi cerchiamo di riproporli qui a Lido La Vela. Abbiamo un torneo che c'è da più di 10 anni, che si chiama il TDF, che è un torneo, un memorial di un ragazzo che veniva qui, dove purtroppo è andato via, e dove ogni anno è una tappa storica di Roseto. Tanti ragazzi, tanti bambini e tanti genitori vengono qui a vedere questo torneo che dura 3 giorni e verrà fatto nei primi giorni di agosto per 3 giorni, dove si giocherà sia a calcio che a basket. È un torneo molto importante per noi, abbiamo avuto voglia di rifarlo quest'anno dopo lo stop l'anno scorso e niente, questo è l'unico torneo per quest'anno per via di quello che sappiamo del Covid. A proposito di emergenza Covid, ne hai fatto cenno tu, posso chiederti com'è stata differente l'estate del 2020 e l'estate del 2021? L'estate del 2020 in cui
non c'erano i vaccini. Estate 2021, è cambiato qualcosa per voi? Ovviamente le distanze di sicurezza, le questioni di sicurezza rimangono, però se avete notato, se c'è qualche differenza. Ma guarda, la differenza è solo una, secondo me, da quello che ho potuto guardare io, che l'anno scorso sono venuti tutti qui, tutti quanti da ogni parte Italia, appena si poteva riaprire, perché col via dello smart working anche la gente veniva, casomai lavorava dal mare, lavorava da qui, lavorava in spiaggia, e quindi sono venuti tutti i turisti, sono venuti subito. Invece quest'anno è un po' diversa la situazione, c'è sempre turismo, però come posso dire, centellinato. Bravo, bravo, centellinato mese per mese, settimana per settimana, quindi è anche meglio, diciamo, così noi anche noi respiriamo un pochino. Marco, allora, visto che siamo in chiusura con te, visto che hai detto che questo è il lido dello sport, magari due chiacchiere con Massimo Maccarone ce le fai fare? Come no, lo porto subito a voi. Ben trovato Massimo Maccarone, ciao Massimo. Grazie, ciao a tutti, ciao a voi. Un abitué di questo lido, mi ha detto Marco poco fa, è evidente che l'amicizia con Daniele Croce è stata determinante. No, sì, dai, vengo qua, è la seconda volta che vengo qua, è venuto qua 2 anni fa la prima volta, ho una grande amicizia con Daniele, mi trovo bene. In bagno comunque sono brave persone, ci si sta bene, ci si rilassa, si gioca, si fa un po' di tutto, quindi sono tutte cose che mi piacciono e mi fanno rilassare. Senti, il lungomare abruzzese come ti pare? Molto bello, come dire, soprattutto per me con la famiglia, vengo qua con i bambini, sto bene e poi mi sono legato comunque essendo legato a Daniele, comunque anche altre persone di qua, mi trovo molto bene. Ti posso chiedere adesso, 2021, che cosa fa Massimo Maccarone dopo aver appeso gli scarpini al chiodo? Ah, per ora ho smesso da un anno, ho fatto l'allenatore in seconda a Carrara quest'anno e d'ora in poi volevo partire da solo, ho preso il patentino, ho fatto il corso e niente, sono in attesa di trovare squadra, di chi può darmi fiducia. Poi se è normale, non l'ho ancora mai fatto allenatore, quindi so che è difficile, ma spero prima o poi di partire. Posso chiederti, il calcio visto da fuori il rettangolo verde, che sensazione ti dà, che ne pensi? Vista da fuori è sempre più dura, io ho smesso tardi perché avevo continuamente voglia di rimanerci in quel rettangolo, però avere fatto il secondo mi ha dato continuità comunque di rimanere sempre nel campo, mi piace sempre l'ambiente, respirare l'odore dell'erba, stare sempre in quel rettangolo mi affascina, mi dà tanta passione. Ci sta ascoltando da fuori dal campo di calcio, adesso so che tra padel, giochi da spiaggia e quant'altro, più forte Massimo Maccarone o Daniele Croce che è dietro di te? Vabbè, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi Maccarone. Che sono più forte io. Pensi che darà la stessa risposta quando l'ascolteremo? Lui pensa di essere più forte, ma in realtà ma non solo a padel, a carte, un po' da tutte le parti, è un dramma, sono un passo avanti su tutto. Ben trovato all'Idola Velà, Daniele Croce. Fact checking, cioè controllo della verità di quello che ha detto Massimo Maccarone, che ha detto non c'è partita tra me e Daniele Croce, giochi da spiaggia e giochi a carte, non c'è paragone, vince lui. È giusto? Allora, io ho ascoltato un pochino di quello che ho ascoltato, diciamo che il 50% è falso. Non sapevo si potesse dire le bugie in televisione, a me mi hanno sempre detto che bisognava dire la verità, quindi non ero abituato, però è vero che è troppo più fortunato, quindi sulle carte a volte ce la giochiamo, ma padel non c'è storia. Dati alla mano, ha perso sempre, quindi. Okay. Ritrovare un compagno di squadra come Massimo Maccarone praticamente a casa tua, perché insomma siamo sul lungomare di Roseto degli Abruzzi, è un po' tornare indietro nel tempo, poi nemmeno troppo indietro. Sì, abbiamo vissuto anni bellissimi insieme, ci lega un'amicizia profonda e
due anni fa era venuto per la prima volta qui a trovarmi, è stata una settimana e si è trovato benissimo, un po' di tutta la nostra spiaggia dell'accoglienza che ha avuto, e quindi si era ripromesso di tornarci già l'anno scorso, poi c'è stato il Covid, è stato un po' più difficile, quest'anno è tornato per due settimane e penso e spero che tornerà a trovarci spesso, sia perché stiamo bene insieme, ma anche perché lui si è trovato bene qui dal nostro buon Ciriolo che ci ospita e ci fa sentire a casa. Senti, prima abbiamo parlato in apertura con Marco e ci ha detto un po' un lido dello sport, ma è stata una casualità questa oppure anche la tua presenza ha contribuito a fare in modo che molti gravitassero? No, era già un lido frequentato da sportivi, da ragazzi giovani con tante attività, quindi io mi sono trovato bene qui appunto per quello, e anche Massimo, il fatto di venire in spiaggia, comunque avere sempre qualcosa da fare, ci fa piacere ed è un passatempo molto, molto divertente. Relativa a una persona che certamente conosci bene, che ha ritrovato una panchina, non tanto lontano da qui, dall'altra parte dell'Italia, dalla parte tirrenica, a Roma. Ed è Maurizio Sarri. Come lo vedi Maurizio Sarri nella Lazio per il posto Inzaghi? Per il posto Inzaghi ti direi è strano perché sono due allenatori completamente diversi, con modi di giocare completamente diversi, quindi forse all'inizio può esserci qualche difficoltà, può aver bisogno di un po' di tempo perché passa da un modo di giocare, Lazio ha sempre giocato a 3 in difesa e lui invece gioca a 4 con concetti completamente diversi, quindi all'inizio da quel punto di vista lì può avere qualche difficoltà. Dove sono sicuro che non avrà difficoltà è a livello di gioco e di qualità, perché la Lazio è una squadra con grandissime qualità offensive a centrocampo e in attacco, e quindi sono convinto che lui può fare veramente bene perché è il suo pane quello. Cosa del Maurizio Sarri che hai conosciuto hai ritrovato poi nel corso del tempo come costante? Io l'ho vissuto alle prime esperienze a Pescara, ti parlo di quasi 15 anni fa, e l'ho avuto fino a qualche anno fa, 4-5 anni fa, non mi ricordo. Sono due allenatori completamente diversi. Alla base c'è la grande conoscenza del calcio, la preparazione delle partite maniacale. E quella è la costante, poi ha avuto un'evoluzione importante, è cambiato completamente come metodologia di lavoro e come filosofia di calcio. Prima era un allenatore tra virgolette più difensivista che di bel gioco, poi ad Empoli ha avuto un'evoluzione, ha cambiato modo di giocare ed è diventato veramente forse uno dei migliori esteti del calcio, perché le sue squadre si sono caratterizzate per questo modo di giocare che è sicuramente piacevole.